siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel loro alveare altro che miele e cera. La vostra casa sia tutta piena di dolcezza, di pace, di concordia, di umiltà e di pietà per la vostra conversazione. Carissimi amici e amiche di Padre Pio TV, buona giornata. Con un pensiero di San Pio per ogni giorno dell'anno. Oggi, 8 novembre, San Pio ci mostra il suo carisma francescano, legato alla natura, alla cura dei dettagli che la casa comune ci offre giorno dopo giorno. Padre Pio viene dal mondo contadino e conosce bene anche le tradizioni, le usanze, gli allevamenti che si praticano in campagna. Oggi la frase di Padre Pio è presa dal terzo volume dell'Epistolario e ha come protagoniste le api, gli alveari, il frutto del lavoro delle api. Dice esattamente così. Siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel loro alveare altro che miele e cera. La vostra casa sia tutta piena di dolcezza, di pace, di concordia, di umiltà e di pietà per la vostra conversazione. Abbiamo anzitutto come protagoniste di questa pagina dell'Epistolario le api. Sono da sempre state al centro di poemi epici. Nessun grande poeta dell'antichità ha trascurato di cantare il loro lavoro, l'organizzazione della loro vita e la preziosità dei frutti che l'uomo raccoglie proprio vicino alle arnie, vicino alla casa delle api. In lingua albanese succede che normalmente si usa il verbo vdes, che è morire, quando si parla della morte delle api come fossero delle persone. Non è lo stesso verbo che questi nostri fratelli nella loro lingua usano per gli animali. Dunque le api sono in tutto e per tutto descritte e paragonate a delle creature dotate di ogni qualità. Vorremmo oggi allora provare a mettere in pratica questo suggerimento, essere delle api spirituali che hanno già scoperto la capacità di fare tutto con ordine, di mettere anche nella loro famiglia in modo gerarchico una vicina all'altra le occupazioni quotidiane, le faccende che ciascuno potrebbe svolgere per raggiungere il bell'ordine di tutte le cose. E Padre Pio individua cinque caratteristiche che potrebbero regnare in ogni casa, in ogni famiglia, e soprattutto essere le caratteristiche di ogni nostra conversazione. Parla di dolcezza, pace, concordia, umiltà e pietà. Come sarebbe bello se ogni volta, anche incontrando casualmente le persone che ci conoscono o coloro che invece non abbiamo mai incontrato prima, riuscissimo a regalare queste qualità. Una parola, un linguaggio improntato anche alla dolcezza. Con l'aiuto di San Pio e dei suoi consigli sicuramente ce la possiamo fare. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata.